Ciao a tutti ragazzi e rieccoci nella carriera cooperativa. Dopo il Gran Premio di Spagna è andato male per entrambe le due Ferrari. Ora ci dovrebbe essere Monte Carlo, ma lasciamo perdere, la nostra gara è durata una curva, quindi non ve la stiamo lì a mostrare. Andiamo diretti all'Azerbaigian, a Baku. E qua vedete che la testata purtroppo non è riuscita lo sviluppo, quindi lo rimettiamo in sviluppo. La nostra auto fa schifo perché c'è guaste le parti. Ma È tutto un buco sta macchina. dai, guasta l'auto, ma io dico, io boh. Ma dove vedi parte guasta? Sono andato sullo sviluppo del coso e c'è scritto parte guasta. L'ho già rimesso in sviluppo. E vi ho lasciato un attimo di dialogo mentre scopriamo la parte guasta. Quindi vi ho lasciato un attimo di audio live, diciamo così. Ora rimandiamo avanti, vediamo se ci arrivano i pezzi e se ci arrivano anche le risorse settimanali. Ovviamente quelle ci arrivano. Quindi andiamo subito a vedere con il caricamento che va avanti. Eccolo qua, risorse settimanali, così almeno vediamo di sviluppare qualcos'altro. Magari adesso vi rilascio di nuovo un po' di chiacchierata live con il nostro compagno. Non sono arrivati. Buono. C'è in offerta una roba del telaio, la prendiamo? Sì, tocca. Oh, la testata me l'ha fatta, no? Andiamo sulle candele? Invasic, che ti pare? I trai hanno offerto. Quello di Dai, trai non hanno. andiamo sul telaio, anche se non ne abbiamo bisogno, telaiamo. Azerbaigian sarà tosto. Sì, però io sono Brigada anche bravino in Fanucci. Azerbaigian, se non mi schianto nel castello ce la possiamo fare. E allora eccoci diretti al nostro giro di qualifica. Come avete sentito, Azerbaigian mi piace anche, una delle mie piste preferite. Mi piacciono molto i cittadini, anche Monte Carlo, però dovrei allenarmi un po' su Monte Carlo. Però Azerbaigian come Singapore sono due delle mie piste preferite, anzi Singapore penso proprio che sia la mia pista preferita su questo gioco. Poi mi piace anche appunto Baku, quindi diciamo che le cittadine mi piacciono molto. Ora vediamo di fare un buon tempo. Si potrebbe anche tentare di partire addirittura in top 6 più o meno, diciamo la terza fila, sarebbe veramente gran cosa. Qua leggermente quel cordolo ci ha fatto andare leggermente lunghi. Occhio al castello che No, l'abbiamo preso anch'io largo, qua. abbiamo rischiato anche di schiantarsi. Mentre il nostro compagno, non so se avete sentito il sussulto, mi sa che si è schiantato. Infatti si è ritirato dalla sessione. E qua abbiamo fatto l'errore. Qua abbiamo fatto la cavolata. Anche perché abbiamo spaccato l'area, non gira bene l'auto qua all'ultima curva. Abbiamo fatto la cavolata. È peccato perché senza quell'errore secondo me era una buona qualifica. Però vediamo, Per ora penso che sia ancora abbastanza decente. Ora lo andremo a scoprire. Adesso che tagliamo il traguardo che è qua giù, fondo tutto il rettilineo, eccolo qua. E ora vi lascio di Cavolo, mi è nuovo un po' toccato il di muro commenti alla live. terz'ultima curva, se no. Cavolo, cavolo. Era P9. undicesimo. Eh? P9? Qua P9. Sì. Ah sì, no. Io vedevo tipo 18esimo, lo vedi? Bello, bello. Cavolo, senza quell'errore, boh. Oh sì, vabbè. Io al castello. Lo so, ho Lanciamo. sentito. No. Lampada. Lampada lì. Ma l'hai Pum. spaccata proprio? No, ho rotto l'ala, però ho detto, vabbè, cazzo finisco. Proprio pum, e mi sono fermato. Allora eccoci pronti ad andare alla partenza, Speriamo di ovviamente fare il porta confermiamo la racconto, ma strategia. E forse. siamo pronti a scattare dalla nostra nona casella. Vediamo di fare un buono scatto. Non ci è proprio riuscito buonissimo, Andiamo qua all'esterno. Su Tsunoda, bellissimo il sorpasso qua all'esterno, no, era Gasly, non era Tsunoda. Mamma mia che sorpasso, occhio qua. Andiamo a tamponare Peccato Perez. Perez. Per fortuna non ho spaccato niente.
dico anche per fortuna non ho spaccato niente. Però qua la tamponatina Perez gliel'abbiamo data. Occhio lì davanti ancora. Ancora toccatina Perez. Per fortuna ancora tutto a posto. Dai, dai, casino. E ci buttiamo qua all'interno. Bellissimo. Bellissimo attacco anche questo. Veramente fatto bene. Mentre dietro anche c'è un po' di casino lì. Sentite il mio compagno. Qua resistiamo Perez con una grandissima mossa. Non sai che cosa ho appena fatto per tenermi dai, dietro tu. Perez. Tu non sai cosa ho appena fatto, non ho idea. E sentite che c'è macello per tutti e due qua la partenza. Ora vediamo se riusciamo a stare al passo con Norris. Non chiedermi come, non lo so. Tutto sentito. Tanto sentito appunto il dialogo. Di una partenza bella coincitata per tutti e due. Ora comunque vediamo se riusciamo a tenere il passo di Norris. Qua c'è stato un mini taglio della clip. Ve lo dico, in questa gara ogni tanto la mia clip video ha tagliato così da sola. Però vabbè. Intanto andiamo a concludere il primo giro in quinta posizione. Quindi abbiamo guadagnato ben 4 posizioni, non male. Occhio ora che Perez ovviamente ha più motore. Rischia di tentare il sorpasso con anche la scia. Fondamentale tentare di rientrare in zona DRS su Norris per poi difendersi da Perez. Però molto difficile farlo perché Norris è attaccato a Hamilton. Quindi significa che sta andando, in più può sfruttare la scia. Infatti come vedete nei rettilinei perdiamo un po' per la nostra auto, un po' per la scia. Dai 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 che si può fare molto bene in questa gara. Addirittura primo settore, vabbè sì, fucsia anche perché siamo al secondo giro. Però dai, stiamo guidando bene, infatti ci stiamo riportando sotto a Norris, è complice anche un po' il traffico là davanti. Vediamo di rimanere sotto questo secondo ancora per un giro, sarebbe ottimo. Ah, qua larghi, rischiamo addirittura di andare a toccare nel muretto e perdiamo qualcosa. E Perez si rifà sotto, occhio. Ancora qua tocchiamo quel cordolo e perdiamo di nuovo e andiamo sopra il muro dell'un secondo su Norris. Anche quest'ultima curva sempre a toccare il cordolo. Qualche piccolo problemino per noi e quindi ci fa di nuovo essere sotto attacco da Perez. E occhio che qua il rettilineo è molto lungo, infatti Perez si affianca e ci passa già nel rettino. Tentiamo di prendere la scia per provare qualcosa alla prima curva. Ci stiamo avvicinando alla finestra. Staccatona e andiamo all'esterno. Mamma mia, che sorpasso! Che sorpasso! Ho appena fatto all'esterno. Sentite appunto la reazione in live. Mentre siamo già due giri dopo, al quarto giro. E di nuovo Perez, stessa cosa del secondo giro. Ci va all'attacco, però stavolta non riusciamo a resistergli all'esterno, però tiriamo una bella staccata, mamma mia, rischio. E quindi ora Perez va. Ha passato Perez. Però in teoria è ora il nostro giro per rientrare in box, quindi vediamo se si può ripassarlo con l'undercut. Sempre se anche lui non si ferma. Poche curve lo andremo a scoprire. Tanto per ora, grazie anche a Perez, ci dà una mano per affrontare bene le curve, seguendo un po' lui. Uff, mamma mia, rischio ancora di sbinnarla. Ah, qua addirittura andiamo a toccare il muro. Questo è un grave errore. Questo è un grave errore. Ancora qua, muro, e perdiamo tutto. Abbiamo perso tutto. Dai, fondamentale non finire fuori anche qua dal secondo, anche se rientriamo ai box. Però magari sfruttiamo quel minimo di DRS. Purtroppo però siamo sopra ora. Quindi non riusciremo a sfruttare il DRS, ma vabbè, tanto dobbiamo fermarci. Dentro ora.
ecco, te lo dico, mio compagno ovviamente, per non ostacolare lui se vuole rientrare, a parte che c'è abbastanza distacco per fare i due pit stop, però nel dubbio lo avvertiamo. Comunque Spero si che ferma anche proprio. Perez davanti a noi, quindi non possiamo tentare l'undercut su di lui, ma neanche su quelli davanti perché in effetti erano molto distanti. Andiamo in Cioè, box cambiate dai bandiera. meccanici Ferrari, tutto perfetto. Vai, parti, Ottimo sarete in gara, cambio, uscita cambio di libera. gomme Pronti, e si vai. rientra dietro a Perez, attaccatissimi proprio. La Occhio qua, strategia di gara è il quella. pilota Adesso automatico devi ti rilascia un scegliere po' cosa male fai in in sta queste pista. curve. Io come vedete ho perso qualcosina. E Ancora ora Schumacher. sono dietro Schumacher. Purtroppo questo non ci voleva perché tra me e Perez si frappone Schumacher. Bisogna tentare di sbarazzarsi di lui il prima possibile. Il prima possibile. Io direi che qua possiamo già provarci, con una bella staccata anche grazie alle gomme nuove. E ci leviamo Mamma mia, cosa ho dovuto Schumacher fare? Hai conquistato una per levarmi posizione. Schumacher subito. E ora attenzione perché Latifi sta ostacolando un po' Perez. Latifi, di nuovo lui! Che Di mi nuovo blocca lui, Perez! come a Imola, non so se vi Io non ho ricordate. motore, ho Sempre Latifi rotto che il ci motore. aiuta. Attenzione perché con Perez lì tappato ci possiamo riavvicinare, magari sfruttare poi il DRS, ancora qua larghi, non c'è modo di farla bene, infatti Dai perdiamo Latifi, ancora. grazie. Io ti amo. Dichiarazioni d'amore su Oddio Latifi. Perez, cosa ha rischiato? Mamma mia, qua Perez all'esterno e andiamo a toccare Latifi, che Ho fatto mi sa che girare si è Latifi. fatto girare Si è Latifi, questa è la mia piantato, gli ho reazione, girato però si è una anche piccola piantato, botta per colpa dell'attacco di Perez, però sì, insomma. Potevo frenare, però vabbè. Ora rimaniamo attaccati a Perez per sfruttare il DRS, che a Vai, breve potremmo dai, sono in aprirlo. zona DRS con Perez. Eccolo qua, l'andiamo ad aprire adesso. Vediamo Perez se ci Bravo, concede concedimi l'esterno che io l'esterno. voglio quella. Mi sa proprio di sì. Ci dà l'esterno, ma come avete sentito io voglio quella, perché so fare una bella staccata alla prima curva e riusciamo a passare Mamma Perez. mia, cosa sto facendo all'esterno della prima curva? Tra difese ed attacchi. Sei al sesto posto, sesto Come posto. avete sentito, si vede che è il mio punto Perez mi sa che forte ha quella rotto curva. Comunque qualcosa. siamo all'ottavo giro, sentite Via. cosa ho appena detto? Mi sa che Perez ha rotto qualcosa perché abbiamo 2 secondi e 7 di vantaggio, tutto d'un tratto. E quindi Guarda, perché mi fa con me non molto ha strano. impattato. Con me non ha impattato, strano. Ha impattato contro il muro da solo, penso. Abbiamo una Oddio. strategia Ecco, ha alternativa da impattato discutere. Ho contro un staccato muro da l'ala. solo come ho fatto io appena Ho adesso, come staccato un l'aletta in un cretino. modo stupido. Vabbè, ma è ancora guidabile. E qua risuonano Cioè, delle preferisco un parole distratto un attimo, vedere il nell'aria gap, di un pilota oppure il reale. muretto come uno I'm stupido. stupid. Va bene, Risale non fa questa, niente. queste Ancora parole guidabile. in rosso proprio. Quindi, Attenzione. Bandiera gialla. adattissimo. Comunque, attenzione qua, nono giro, bandiera gialla. E vediamo Bottas, cos'è successo. Bottas, Bottas, Bottas. È Bottas, sono quarto. E avete sentito la mia reazione? Bottas, Bottas, Bottas. Ci potevo credere, quarta posizione, ma occhio perché abbiamo l'ala Però l'auto leggermente danneggiata, danneggiata Ricciardo mi sta per quella recuperando. cavolata che ho appena fatto. Ora altro salto in avanti, decimo giro. E guardate qua cosa succede al Ok, decimo il giro. distacco è 6,8 secondi. Il nostro compagno Ufficiali si di è gara pronti. schiantato e safety car in pista. Safety car! Però sono a muro. Attento al delta. Riduci la velocità. Il delta è Luce troppo rossa. basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Bre, con la tua safety, forse, hai Via, fatto sì uomo. che Ricciardo non mi passa. Io prima ho rotto l'ala e poi lo spaccherà. Avete sentito, quindi il nostro compagno è andato a muro, però questo ci favorisce Non noi ho per non dato perdere questa segnali quarta posizione, ma tornerò. per andare all'attacco della terza posizione. Tecnicamente Ma qua, preciso, Dani. la seconda dose di I'm Stupid. Max, mi Sei dispiace. sicuro di prendere la rossa? E ora lo Fai sentire la vedrete, presenza la alla seconda rossa dose della rossa. del Non I'm essere Stupid. ferratisti. Qua tocco Ostacoli Verstappen, che non viene spostato come uno minimamente. stupido. La safety car E è guardate qua. E Ma sei un cretino, io non sei. me ne sono neanche reso conto subito, come vedete. Proprio Sei un stupido. coglione, I'm Jake. stupid. Punto. Sa che lo metterò anche nel dito. Per
perché ci sta, era proprio questa pista per Leclerc. Qua addirittura passo Verstappen. Max! Prima, boh, vabbè, fatto un po' tutto un casino. Cos'è successo? Non lo so, però ho passato Max. Qua rido perché penso di essere a podio. 5 secondi, Ecco, sentito. No! Ma anche Max! E qua me ne rendo conto che sono uno stupido. Ho preso 5 secondi come uno stupido, veramente. Ma come 5 secondi? Sì. E qua, ultimo giro. Non possiamo neanche tentare di allungare perché abbiamo l'ala non possiamo neanche tentare di allungare perché abbiamo l'ala rotta. Oh, sono riuscito a dirlo. E quindi... Mi sa che questa gara non finisce bene. E quindi... Il podio ormai è perso. Speriamo di salvare qualche punticino. Veramente stupido. Non so cosa dire. Qui è guadagnato, no? Qui è guadagnato, però anche con l'ala rotta la vedo difficile. Stiamo guadagnando perché forse anche Max ha rotto qualcosa lì. Però sì, è infattibile, sì. Il podio ormai è perso. Buttato via un garone. Veramente peccato. Però scali un botto di posizione. Infatti scalerò un botto di posizione. Era podio, Dani, era podio. Allora direi che vi lascio anche un po' l'audio. L'audio live, chiamiamolo così. Ormai la gara, la nostra gara finisce qua. Peccato. P10 fa. Come P10? L'ho letto su più dashboard. No, dai, un punto. Che peso. Sono un coglione. Dillo forte, dì. Ci siamo. Mi sono fatto ingolosire dal podio. Cavolo. Qui ce l'avevi in negozio. La Mercedes torna a fare. Ho capito, ma non partivano. Il weekend di gara, il podio è sempre una grande emozione. Cavolo, che rosicata. P10. Vabbè, vediamo il lato positivo, almeno torno a punti dopo la prima gara. Madonna. Un punto, però. Io proprio l'ho schiaffata sui muri. Cavolo, che peccato. Te non hai idea di cosa. Situazione campionato, sono dietro di te di 7 punti. 7? No, è possibile. Hai 18 punti, 11, 7 punti. Classifica costruttori, scendiamo al sesto posto. E allora con queste due immagini che vi lascio, dove una rappresenta uno dei sorpassi più belli che ho fatto, l'altro rappresenta la cavolata più grande che potessi fare, vi do appuntamento alla prossima e quindi nulla. Ciao ciao a tutti e alla prossima. Spero che vi sia piaciuto il video e iscrivetevi al canale ovviamente.